Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo, serie in cui proviamo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io desidero provare o che voi mi suggerite di provare. Oggi ragazzi proviamo insieme Kona e ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi concesso la chiave di gioco. Di che cosa si tratta ragazzi? Si tratta di... penso un'avventura grafica, perché alla fine sembra essere proprio questo, anche se credo sia in prima persona. È un gioco investigativo, è un gioco investigativo con una storia, eccetera. Siamo nel Canada settentrionale, c'è una vicenda da seguire e noi dobbiamo investigare su qualcosa che è successo. È tutto quello che so, non ho voluto spoilerarmi altro e niente ragazzi, direi che è il momento di andarlo a provare insieme. Gioca... ah, vabbè, questo immagino sia uno slot di salvataggio, perfetto. Caricamento, caricamento. Vediamo un po' di che si tratta. Io in genere amo questo tipo di giochi, ok? Quindi ho delle aspettative, diciamo così. E, però, insomma, bisogna provarlo. Oh, eccoci qua. È tutto. Quebec settentrionale, ottobre 1970. Bene la localizzazione in italiano. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Ok, acceleratore, freno, retromarcia. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it. La prospettiva inganna un po', ok. When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Punto di ristoro. Ok, allora, siamo un investigatore, abbiamo un cliente adesso e dobbiamo soddisfarlo. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Di barriera stradale. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Che Carl serve? Had waited long enough for someone to come and raise it. Ok, beh... still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Ok, non c'era nessuno, la... barra effettivamente... ok... c'è qualcosa che posso fare? Io ce l'ho la tenaglia? Onestamente non ne sono proprio del tutto sicuro. Sì, questa è per saltare, non mi ha dato. Ok. Ok, infatti. Alza il ricevitore. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Ok, la linea faceva capricci. Manastan, sarà fantastico. Grazie. Gentilissimo. Beh, non c'è molto da vedere qua. Primo problema, la barriera stradale. Proviamo a salire qua sulla torre. I comandi hanno una sensibilità un po' strana. Ci vuole un attimino ad abituarsi. Oh, guarda cosa abbiamo qui. Grazie. Fiammiferi. Di fuoco abbiamo giusto trovato la tenaglia. Vabbè, liberiamo il lucchetto. Ovviamente vi stava dicendo, ragazzi, che non sappiamo come mai la strada sia chiusa proprio qui nel bel mezzo del nulla. Hamilton is waiting for Carl in the general store. There was time for him to get down to business.
Ok, perfetto. Torniamo alla macchina allora. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. È una villa, eh? Ah, questo Hamilton sembra essere ricchissimo e ci ha ingaggiato. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the... Whoa! Così incidente improvviso? Proprio su questa strada? Vabbè, effettivamente, io mi sono sorpreso perché... Mi stavo concentrando sul racconto, eccetera, e non me l'aspettavo assolutamente. Alcune ore dopo... Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Ok, la macchina non funziona. Ok, sono ferito e sto congelando. Come introduzione non è malissimo. Certo, la grafica devo dirvi che non è poi tutto questo spettacolo. È il genere di cose che per essere immersivo, cioè doveva essere immersiva un pochettino di più forse, però vabbè, dai, intanto andiamo, non è neanche così orribile. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Ok. Carl aveva bisogno di aiuto. It was a small locked box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left a chance. Vediamo un po', foto di Isabelle. Cos'altro c'è? No, vabbè, penso che non si possa interagire ancora. Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Tanto la torcia non serve a un piffero di niente. Di fatto. C'è una sorta di inventario. Sì. Ah, equipaggiamento consumabile, inventario. Consumabili. Sigarette? 5. Cassetta di ferro chiusa. Ah, serve una chiave per aprire. Però sta cosa è interessante. Mappa? Ah, la mappa è proprio così, la devo guardare. Carina come cosa. Aspetta. Diario, mappa, torcia, Polaroid. E penso che non ci sia proprio nulla. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Sì. Quanto. Mi sa che devo correre. The country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Cosa, ma di qua non ci posso proprio andare? Ok, l'unica speranza era trovare un riparo di qualche tipo. Ok. Sud Atamipec. Quando è stressato Carl è meno preciso e corre per distanze più brevi. Le fonti di calore permettono a Carl di non morire assiderato. Ok. Accendi. Qui c'è una stufa. Accendi il fuoco. Qualcosa che non ho purtroppo. Better than he had hoped. Carl Catene. Had succeeded once more and was now on his way. Fiammiferi, accendi fuoco. Ok. Ah, porca miseria, non c'ho. Mi manca qualcosa che non capisco bene cosa sia, effettivamente. Per accendere la stufa e non morire di freddo.
Forse il legno? Cos'è? Ah no, per accendere il fuoco. Was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Di riscaldarsi, ho capito, ma se non posso accendere il fuoco, devo trovare quello che mi serve per accenderlo, che tra l'altro è un'iconcina che non ho ben capito come cavolo. Dannazione. No, sembra non esserci un piffero di niente. Dai, è strano comunque. A quanto pare davvero devo... Dai, qua dentro arriva... Ah, aspetta, mi sa che è questo. Tronco alla... Mi sa che era questo veramente. Ok. Grande. Bene. Bene, bene, bene. Allora, un po' di pazienza. Ecco, le cose stanno tornando più o meno alla normalità. Perfetto. Domanda. Adesso che faccio? Sono fottuto, sono qua nel mezzo del nulla. Vabbè, però almeno non sto per morire, se non altro. Sta cosa qua... Qui ci sembravano delle... Ah, razioni per sopravvivenza? Sì, lo so, è di nuovo freddissimo. Non so bene... Proviamo a tornare lassù? No. Aspetta. Che ci fa qui una barca? Sto cercando di capire cosa devo fare. Devo riuscire a cavarmela in qualche maniera. Magari dentro la macchina c'ho qualcosa che magari non avevo visto. Deposito, recupera oggetti. Deposita cosa? Accendi fuoco, pellicola polaroid, fiammiferi, sigarette. Mi sa che non c'è molto. Recupera. Accendi fuoco. Ah, c'era giusto questo. Carl mi ha ridotto. Prima procede, devi medicare le sue ferite e riscaldarsi. Aspetta un secondo. Però mi sembrava di aver visto qualcosa, effettivamente. Eppure non ci posso interagire. Magari è nell'inventario che c'ho qualcosa? Vediamo. Consumabili. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Ah, cigarette was his own personal breathing assistant. Aspetta, no, ah ok, no, il puntino era un effetto. Sto cercando di capire tra equipaggiamento. No, non mi sembra di avere sostanzialmente nulla per... ci sono delle catene. Probabilmente mi servono per tirare fuori la macchina dai casini. Però poi proviamo a vedere nella macchina del tizio, perché magari non l'ho esplorata bene al 100%. Oddio, magari neanche la mia, perché ci sarebbe anche l'altro sportello. No, questa è esplorata. Ecco qua. Oh, ecco. Kit di primo soccorso. Sì, ci avrei dovuto pensare prima, in effetti. Ok. Prendiamo un po' di calore e adesso utilizziamo kit di pronto soccorso. Ok, perfetto. Utilizzato. E adesso io sto bene, relativamente, no? Quindi potrei tornare alla macchina?
Sì, vabbè, non lo so che fa freddo, però... devo pure andarmene da qua. L'auto è bloccata dalla neve, non si muoverà senza un aiuto. Posiziona le catene, grande. Ok, mi sa che ci siamo. Forse abbiamo risolto un pochetto. E il tipo che è finito sotto la frana, dannazione. Chissà dove è andato a finire. Sono proprio curioso. E la grafica è un po' retro, diciamo, però funziona, non è che non funzioni. Regione di Manastan. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manastan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Ok, torniamo ai racconti. Ci sta descrivendo un pochettino la zona. Attenzione, caricamento. Emporio. Ok, potete recuperare oggetti. Apri. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was porca no miseria. A detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Eh sì. Decisamente conserva la foto. Carl felt ispeziona. A chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Chi mi avrebbe pagato in effetti? Allora, c'è una busta. Signor John Vaud, Montreal. Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Ah. Servizio segreto canadese. Porca miseria. Lattine misteriose, mangiano roba strana al nord. Questo cosa? Usa l'interruttore. Apri questo. Vabbè. Ah, il solito volantino. L'emporio serve anche da ufficio postale per gli abitanti. Ok. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Ok, allora abbiamo trovato morto il nostro datore di lavoro e non sappiamo nient'altro, tranne il fatto che probabilmente non saremo pagati. Va bene, ragazzi. Onestamente, al netto della grafica un pochettino grezza, di alcune cose un pochettino legnosette e quindi di una realizzazione un po' così, un po' grezzotta, mi verrebbe da dire perfino mediocre in alcuni casi, però funziona e sembrerebbe essere abbastanza accattivante come storia. A me oltretutto le investigazioni piacciono, quindi... Insomma, gente... Ditemi voi nei commenti che cosa ne pensate di questo gioco. Io penso che possa essere valido, effettivamente, possa essere degno di considerazione.
Quindi, ragazzi, lascio a voi il giudizio e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie mille per aver seguito questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, proviamolo. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco se volete. D'accordo, ragazzi? A presto e grazie mille.